Angela Pennetta, questo incontro pubblico è l'inizio della campagna elettorale? Eh sì, diciamo che il debutto e il battesimo oggi lo faremo, speriamo che la gente risponderà venendo qui a sentire quello che ho da dire, anche per mera curiosità, perché la presenza dei cittadini per me è fondamentale per iniziare questa lunga gioiosa, passionale avventura, nuova avventura. Quali sono le priorità che si è data per questa campagna elettorale? Ma le priorità sono, lei parla, cioè priorità proprio come campagna elettorale, quella di contattare i cittadini più possibile, perché secondo me quello che è mancato proprio a Vasso, nel comune di Vasso, è il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Io stessa non sono stata ricevuta dal sindaco nonostante avessi con me 20 persone, gli ambulanti, ricorderete, di Vasso Marina, proprietari dei box, i quali nonostante avessimo un appuntamento con lui ci ha snobbato alla grande, pur essendo presente in comune, e ci ha fatto ricevere dall'assessore al ramo, e questo decisamente ha infastidito me e anche i cittadini, che invece avrebbero voluto un incontro con lui perché con l'assessore Marchesani avevano già avuto modo di parlare. Dicono che lei con la sua candidatura drenerà voti al centrodestra ufficiale, lei come risponde ai suoi detrattori? Io mi sono stufata di questa domanda, perché tutti mi vogliono per forza imbrigliare a destra. Io sono una persona che è espressione proprio della società civile, né a destra né a sinistra. Io voglio il bene di Vasto, e per questo io cercherò di attrarre i voti sia a destra che a sinistra, e chi ama veramente questa città non può che dare una svolta decisiva alla stessa città, perché basta con destra e sinistra. Adesso bisogna vedere chi vuole il nuovo e chi invece vuole rimanere ancorato ai vecchi schemi politici ed economici, di interessi economici. Prossime tappe della sua campagna? È tutto un divenire. Intanto cominceremo già da domani degli incontri ai singoli quartieri, perché i numerosi candidati che sono con me, che sono espressione dei singoli quartieri, mi stanno organizzando gli incontri privati o comunque pubblici in piazze dei quartieri, perché io possa avere un rapporto diretto anche con le periferie di Vasso, perché voi sapete che le periferie sono anche molto importanti.